una conferma forte da parte del popolo del PD di Matteo Renzi come segretario, Maurizio Martina, il gruppo delle donne e degli uomini che hanno sostenuto questa candidatura. Una bella partecipazione, superiore alle aspettative, anche rispetto a tanti che in questi giorni erano preoccupati per la bassa affluenza. Devo dire che tante persone hanno partecipato nonostante una giornata non semplice con la festa di domani. Mi pare davvero un grandissimo risultato di partecipazione per il Partito Democratico e una grandissima vittoria di Matteo. Matteo si è dimesso da Premier e da segretario del partito, merce molto, molto rara nel nostro paese. E adesso il popolo del Partito Democratico gli restituisce la leadership, una leadership forte che ci mette in condizione di ripartire. Pare che l'affermazione di Renzi sia un'affermazione davvero importante e credo che il popolo del Partito Democratico ha fatto una scelta molto chiara, molto precisa, ha dato una grandissima ulteriore legittimazione e forza a Renzi come segretario del partito. Credo che sia un bel risultato per tutta la comunità del Partito Democratico, anche di chi lo ha sfidato alla segreteria. Ognuno ha portato i suoi argomenti, ha portato le sue idee, ha portato il suo contributo dentro il dibattito, è un fatto positivo. Siamo l'unico partito che fa i congressi e siamo l'unico partito che li fa con 2 milioni di persone che si reggono i seggi. Grande soddisfazione per l'affermazione inequivocabile della nostra mozione, per l'affermazione di Matteo Renzi, un dato molto forte, sono tutti passi in avanti per l'Italia e questo ci riempie di orgoglio. Renzi dopo il referendum si è dimesso da tutto, ha dimostrato di saper ripartire e soprattutto gli italiani hanno dimostrato di voler Renzi alla guida di questo partito e del paese. Rosato, è la rivincita di Renzi dopo il referendum? No, nessuna rivincita, non c'è un secondo tempo, non è una rivincita, è semplicemente un'altra partita.